Ciao amiche e ciao amici, come sedurre con gli schemi comportamentali? Cosa sono gli schemi comportamentali? Sono dei modelli di comportamento che avvengono quasi in modo istintivo, in modo compulsivo, potremmo dire, cioè che la persona non regola attraverso la logica, attraverso la razionalità. Sono nati questi schemi comportamentali per facilitare il compito degli esseri umani, cioè alcuni comportamenti, se avvengono istintivamente, sono ovviamente molto più rapidi. Pensate a quanto è rapida la mente emotiva rispetto alla mente logico-razionale. Pensate al caso, ad esempio, di, che ne so, guidate l'auto e un'auto vi viene contro e istintivamente girate il volante per spostarvi. Tutto questo non viene gestito dalla parte logica. Arriva direttamente l'immagine dell'auto che vi viene contro e istintivamente, senza fare nessun ragionamento, fate un movimento per evitare l'auto. Se avesse dovuto fare un ragionamento, la cosa non era tanto funzionale. Uno avrebbe dovuto dire: oh, vedo un'auto che mi sta venendo contro, vediamo cosa posso fare. Sì, quasi quasi mi conviene girare lo sterzo verso destra perché in questo modo riesco a evitarla e non faccio un incidente. Nel momento in cui faceva tutto questo ragionamento, boom, eravate cilindrati al 100%. E lo stesso avviene in molte altre cose. Inizialmente, quando si deve imparare, si ragiona a livello logico, infatti si va molto più lenti. Pensate, non lo so, chi impara, che ne so, dei movimenti, un ballo, qualche cosa all'inizio ci deve riflettere, diventa molto più difficile, molto più lento. Quando si assimilano le cose, partono in modo automatico e questo è un grosso vantaggio. D'altra parte c'è lo svantaggio però che quelle automatiche non riesco a regolarle da un punto di vista logico-razionale, per cui tutti quelli che mi innescano lo schema comportamentale sanno già dove va a finire, per cui chi riesce a capire qual è lo schema comportamentale e innestarlo, collegarsi in qualche modo a quello, può pilotare quello schema automatico su un suo obiettivo, che può essere ad esempio l'obiettivo della seduzione, del coinvolgimento, oppure qualunque altro obiettivo. Gli schemi comportamentali, se uno riesce a conoscerli, può utilizzarli tranquillamente, ad esempio nella seduzione, per avere un consenso, diciamo, da parte della persona in modo automatico. Ce ne sono diversi di questi schemi comportamentali, alcuni sono più importanti rispetto ad altri. Li ha studiati inizialmente, addirittura ci sono stati degli studi di Jung, quando Jung parlava dei tipi psicologici, in realtà stava parlando di schemi comportamentali, che sono stati poi elaborati dalla PNL, dalla programmazione neurolinguistica, che li ha chiamati metaprogrammi o schemi comportamentali, eccetera. E farò poi tutta una serie di video, diciamo, questa era la spiegazione di che cos'è. Seguiranno dei video su come utilizzare i particolari schemi comportamentali proprio per la seduzione. Quindi prenderò in esame i principali schemi comportamentali e vedremo come utilizzarli nella seduzione. Quindi appuntamento ai prossimi video su questo tema, diciamo. Per questo video è tutto. Se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta. Se il video ti è piaciuto, metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao!